In questo primo video andiamo a vedere che cos'è un piano di accumulo e perché ognuno di noi dovrebbe farne uno. Cos'è un piano di accumulo? Un PAC, un piano di accumulo, è un insieme di investimenti che ci possono servire per crearci una determinata rendita, ad esempio per una nostra pensione, oppure per aumentare la nostra pensione. Questo è un piano di accumulo. A differenza del classico trading, la differenza è che non andremo giornalmente a fare degli investimenti, ma il piano di accumulo sono degli investimenti appunto di lungo termine. Investi oggi e raccogli i frutti fra mesi o fra anni, dipende dalla tipologia di investimento. Perché sto portando questa nuova tipologia di video sul mio canale? I motivi sono principalmente due. Il primo riguarda il fatto che nelle banche solitamente ci propongono dei piani di accumulo, ci propongono dei fondi comuni di investimento che ci fanno guadagnare molto meno di quanto potremmo fare se investissimo da soli. La domanda qui è: ok, ma non andremo ad aumentare il rischio? No, se il portafoglio è ben diversificato, perché alla fine dove possono investire le banche, nella maggior parte di quegli strumenti possiamo anche investire noi autonomamente. E questo è il motivo di questi video, anche per incoraggiare più persone a crearsi dei piani di accumulo, perché sono appunto molto molto importanti. Come al solito utilizzeremo la piattaforma di TradingView, la piattaforma che abbiamo già visto con i video delle opzioni, e oggi volevo mostrarvi in maniera molto veloce alcuni siti in cui si possono individuare degli ottimi ETF. Uno è sicuramente Just ETF, che è fatto proprio per ETF e possiamo in questo modo andare a cercare i migliori, quelli che più preferiamo. Piccolo dettaglio importante che non ho detto: per fare un buon portafoglio, per fare un buon pack, è importante appoggiarsi molto all'ETF. Per chi non ha visto i miei vecchi video, che cos'è un ETF? Un ETF è un paniere di beni all'interno dei quali ci sono una serie di azioni diversificate. Quindi un ETF può essere ad esempio l'ETF sulle materie prime. Significa che all'interno ci sono una serie di materie prime e quindi il prezzo è come se fosse una media di tutte queste materie prime, è come se quindi investendo nell'ETF andiamo ad investire in tutte queste materie prime. Perciò perché è importante? Perché investendo su un solo strumento andiamo a diversificare. Per creare un buon pack, lo dico perché è molto importante, è fondamentale diversificare diversi ETF. Magari, se possibile, inserire qualche obbligazione, quindi qualche titolo di Stato, e poi potrebbe essere importante anche inserire qualche azione per diversificare, appunto. Queste sono le regole base. Ritornando a noi, ritorniamo al nostro sito, ecco qui. Attraverso questo sito possiamo trovare i nostri migliori ETF, poi magari farò delle guide per ognuno di questi siti. Io sinceramente non li utilizzo tutti. Io utilizzo in particolar modo Just ETF e un altro che vedremo appena scorrerò, ETF Database, ETFDB, anche questo è un ottimo sito, vi sto semplicemente mostrando i migliori. Poi c'è Morningstar, anche se ogni volta mi fa uscire dal sito e rientrare. Abbiamo poi un altro ottimo sito che è questo qui, l'ESI Portafoglio ETF. Questo lo utilizzo tantissimo invece, perché? Allora, innanzitutto vi dico che è un sito italiano, paradossalmente, non lo sapevo, l'ho scoperto qualche giorno fa guardando un altro video. E perché è così fantastico? Perché possiamo andare a vedere quali sono i portafogli dei grandi, ovvero i portafogli di chi comunque ne sa qualcosa in più di noi. Infatti, guardate, c'è qui ad esempio il portafoglio di Warren Buffett. Warren Buffett che è il migliore investitore di tutti i tempi. Andando giù possiamo trovare anche altri siti, ok, benissimo, non ce lo apre. La connessione inizia ad andare male se e solo se io registro dei video. Eccolo qua. Possiamo vedere qual è l'ETF allocation di Warren Buffett.
è andato giù, ci dice appunto dove ha investito. Ha investito il 90% in azioni, poi una piccola parte in obbligazionario, e andando giù possiamo vedere tutti i vari dettagli, quali sono stati i rendimenti, quali sono comunque i settori in cui è andato ad investire e così via. Ora non entriamo, come detto, nei dettagli. Perciò questo è un sito che utilizzo molto perché è una tecnica che io uso e non sentirete questa tecnica in nessun altro video YouTube. E vedere cosa fanno gli altri. Io prima vedo dove e come investono gli altri e poi in base ai loro investimenti vado a fare i miei, ma non significa che vado a fare un copia e incolla. Ad esempio, vedo Warren Buffett dove ha messo i suoi soldi e poi dico: ok, io le posso mettere qua in parte? Sì, no, perché? E così via. Infatti io, il mio portafoglio, quello che mostrerò, è un mix di una serie di portafogli che va a prendere una serie di aziende differenti e una serie di ETF differenti. Per concludere questo video, voglio anche aggiungere che lo scopo di questi video è appunto sempre a fini didattici, non sono consigli finanziari quelli che io do e soprattutto lo scopo è duplice, quello appunto di mostrare come crearsi un proprio piano di accumulo, ma anche per verificare la gestione mentale. Perché se ci ritroviamo con delle grandi perdite, lì è importante avere un business coach, un mental coach, che ci aiuti appunto a capire come gestire a livello mentale quello che ci sta succedendo. Questo era un velocissimo video di presentazione, quindi domani ci vediamo con la prima puntata di questa piccola serie in cui andremo a prendere alcuni titoli da inserire al portafoglio, sempre a fini didattici. Ci vediamo domani. Thank you.